Buongiorno, una breve introduzione e poi non una lunga introduzione come la conferenza stampa del novembre, anche perché la gran parte delle domande che voi porreste ovviamente trovano risposta nelle memorie difensive che sono state consegnate ieri entro le 13.30 a firma del professore Ziccone e dell'avvocato Grazia Volo. Si tratta complessivamente di due memorie, la prima e la seconda, una di 20 pagine e l'altra di 90 pagine. La prima prevalentemente incentrata sulla giurisprudenza, cioè tendente a confrontare gli atti che sono stati depositati circa 20 giorni fa con la giurisprudenza, non soltanto la cosiddetta sentenza delle sezioni unite della Cassazione intitolata Mannino, in quanto appunto riguarda Mannino, ma la giurisprudenza che in materia ovviamente si registra. La seconda, quella di 90 pagine, invece più dettagliatamente trattante i fatti specifici che negli atti depositati, per intenderci le famose 80.000 pagine, vengono esaminati molto molto dettagliatamente, e a ciascuno di questi fatti si propongono ovviamente delle valutazioni difensive. Abbiamo fatto questo consapevoli che, peraltro, tra gli atti, rispondo a una delle domande, forse a quella che ciascuno di voi mi pone, c'è depositata, oltre che tutte le interviste che sono state pubblicate in questa materia, ricorderete le domande che vi sono state poste e alle quali ho dato le mie risposte, per intero gli atti di quella conferenza stampa del novembre scorso, che è durata circa 2 ore e mezzo, che vi ho visto, credo, quasi tutti presenti e anche di più. Lì, come ben sapete, io, per render conto all'opinione pubblica attraverso di voi, torno a ringraziarvi, ho esaminato tutto quanto, come dire, fino ad allora apprendevo attraverso proprio la stampa e attraverso atti che cominciavano a essere depositati il 3 di novembre. L'atteggiamento ovviamente col quale hanno lavorato i legali, con la mia collaborazione e partecipazione, è di assoluta serenità e fiducia nell'esame e nella valutazione che di questi atti ieri consegnati faranno i magistrati. Si tratta di magistrati dell'accusa, si tratta quindi di procuratore della Repubblica, che però sono magistrati, appartengono alla magistratura e avranno la serenità per poter valutare ovviamente le ragioni che legittimamente poniamo a fronte di quanto ci è stato contestato. Fiducia e stima che abbiamo sempre professato, lo facciamo all'indomani di evenienze particolari. Ieri sono stati ricordati i magistrati che hanno perso la vita per mano terroristica, e per quello che può valere, tutti noi non possiamo che associarci ovviamente ai sentimenti di grande considerazione che quelle figure meritano. A questi magistrati non idealmente soltanto si accostano quelle di uomini che l'hanno persa nella lotta alla mafia, e lo facciamo all'indomani, devo dire, e questo non vuole essere un elemento di polemica politica, di certe affermazioni che consideriamo temerarie e fuori di luogo circa la valutazione che chiunque fosse, come dire, per quanto mi riguarda, un magistrato che magari figuratamente mi dà addosso, mi condanna a morte, merita in ogni caso
la stessa stima e fiducia di chiunque, perché o si ha stima e fiducia in una magistratura che è autonoma e indipendente, disponibile ovviamente e libera di fare ogni tipo di valutazione critica con chi che sia, come blocco di uomini, di sistema, di istituzione, viene ritenuta, come non possiamo che ritenerla, un presidio fondamentale per la democrazia e per la libertà in Italia, oltre che ovviamente un presidio per il controllo di legalità, oppure finiamo a gambe per aria come sistema democratico e come repubblica. Devo dire che rispetto a quanto ci siamo detti l'altra volta, anche rispondendo alle vostre domande, negli atti depositati, che non sono stati esaminati certamente tutti da me, poiché sono stati esaminati puntigliosamente dai nostri difensori, che hanno avuto la collaborazione di parecchi collaboratori, si tratta appunto di 80.000 pagine, onestamente di nuovo dal punto di vista della rilevanza credo che ci sia nulla. Ci sono le dichiarazioni di tale Ercole, detto Ercolino, dice che io avrei sostenuto l'organizzazione mafiosa in provincia di Caltanissetta. Sarebbe stato, come dire, serio conoscere un episodio, un fatto, un nome, una persona, un territorio, un luogo, un appalto, un euro, una cortesia, un favore. Ercolino, che di mestiere fa l'attacchino, non gli è andata molto bene. O tale Di Gati, che abbiamo letto 2 mesi fa, avere avuto impegni per realizzare o per partecipare alla costruzione del termovalorizzatore di Castel Termine, non gli è andata bene in ordine alle scelte sullo smaltimento dei rifiuti, per quanto è appartenuto appunto alle decisioni di questo nostro governo. Pare che sia stato arrestato nel 2006 e lui stesso abbia detto che le ultime elezioni delle quali si era occupato erano quelle del 2001. Carità, poi ritenuto, dicono i miei legali, inaffidabile, inattendibile proprio dalla procura di Catania. Poi restano ovviamente le altre cose, gli altri elementi, come si fa a notare da parte dei legali nella memoria, dove si esaminano attentamente, come dire, i capisaldi di quegli atti depositati, consistenti nelle dichiarazioni o nelle intercettazioni del Signor di Dio, per un improbabile apporto elettorale, dato forse il giorno delle elezioni, in una elezione nella quale, come dire, sono distaccato di 40.000 voti dal primo della lista e ne ho 50.000 di più rispetto al terzo della lista. Un presunto grande elettore che, se così fosse, si andrebbe a trovare un mese prima, almeno per consentirgli di esprimere tutta la sua forza e potenza elettorale, ovvero di un intermediario che sta negli atti, lo ripete nelle intercettazioni che seguono il suo arresto, impreca contro il mondo perché dice: ma può essere che non posso ottenere neppure un componente di gabinetto da questo lombardo? Ora, Dio mio, nonostante la temerarietà di questo lombardo, se costui fosse il tramite di una organizzazione che esercita la violenza, l'intimidazione, ha un grande potere, un minimo di confidenza glielo si dovrebbe dare, non negargli anche, come dire, il minimo. Non parliamo del resto, curriculum dati e nessun incarico ottenuto, imprecazioni contro il lombardo del quale non si pigliano più manco i facsimili. È una forza elettorale che consiste in nulla, proprio in nulla, perché ha un contatto presunto in un comune di un signore che in fondo lo manda al diavolo, per il quale addirittura chiede che altri intervengano per convincerlo in maniera tale che lui poi possa trarlo a vantaggio dei suoi eventuali meriti. E il resto ovviamente di millanterie, insulti, eccetera, eccetera, rispetto ad un comportamento che, per quanto mi riguarda, ha visto questo governo contrastare la criminalità, il malaffare e l'illegalità con mille azioni. Inutile tornare sui termovalorizzatori, la sanità,
l'energia. Si parla anche di fotovoltaico e di eolico. Beh, io credo che ci siano atti inoppugnabili sia in materia di eolico che in materia di termovalorizzatori e quant'altro. E questa cosa, a proposito, non è che le diciamo noi, le dice una fonte terza, credo, attendibilissima, all'unanimità, che è la commissione presieduta dall'onorevole Pecorella, che appunto si occupa delle infiltrazioni della criminalità nel sistema dei rifiuti, oggi a partire dal 2008, allorché io effettivamente sono il presidente di una giunta nella quale gli assessori, come dire, hanno libertà di azione, per cui possono rendermi conto o meno. Le scelte fondamentali ovviamente appartengono alla giunta, ma quando ieri sono stato presidente di un ente o assessore praticamente di tutto, dai lavori pubblici alla protezione civile, e ho operato transazioni, ricordo, per completare una piscina da 40-50 milioni a Catania, piuttosto che l'asse attrezzato che mi pare ne ha investiti di 60 di milioni, ovvero quando da presidente dell'ente provincia ho fatto acquisti, o meglio, l'ente ha fatto degli acquisti, eccetera, ecco, che ci sia un solo episodio nel quale mi si possa dire che ho favorito un imprenditore per bene, illecitamente, trasparente, non mafioso, un solo imprenditore, con un favore, o, che so io, avessi favorito gli amici dei quali si presume intermediario quel geologo, beh, sarebbe un fatto che invece obiettivamente non c'è. I fatti ci sono, ho importato centinaia di migliaia di euro dal Belgio, è vero, si tratta esclusivamente nuda e cruda della mia indennità, inizia nel 99 e finisce nel 2008, non un euro in più, tutto transitato attraverso una banca, non so quanto ho incassato, 400-500 mila euro, e ho comprato in una casa d'aste dei quadri e dei fucili che sono di là, che sono stati fotografati, possiamo anche mettere sul tavolo, sono qui. Avendo fatto la somma, perché mi era sfuggita, come ho detto, chiaramente mi sono reso conto della incoscienza forse che ha caratterizzato queste cose. Faremo un'asta di quadri, almeno al doppio di quando li ho presi, così vediamo se riusciamo ad acquistare qualcosa. Tutto limpido, tutto esaminato, tutto credo passato ai raggi X, come è giusto che sia, come è doveroso che sia, come è naturale, come ringrazio Dio che sia stato, perché ora ci siano gli elementi affinché la magistratura possa fare le sue valutazioni, possa, certo, se lo augurano e lo chiedono i miei legali, concludere questa vicenda, sulla quale non ci sono state poche speculazioni politiche, per consentire al mio ruolo, al ruolo che svolgo nel governo regionale, di poter operare più serenamente e più incisivamente.